sempre del matrimonio, disse: vado di sposa al padrone, al re, al padrone del più bel regno del mondo. L'epoca d'oro del regno di Napoli sotto la guida di Carlo di Borbone si intitola L'ora più bella, il libro presentato a Pagani ed incentrato sulla figura del sovrano che promosse la costruzione di interi quartieri, ospedali, chiese, magnifici palazzi, circondandosi di famosi architetti e pittori di elevata bravura. È un'accurata raffigurazione del reame di Napoli, conservata in forma di... 200 anni... 160 sono, certo. Lasciati nel dimenticatoio, quando poi c'è una realtà di questo sovrano che appena si insediò si circondò di altri esperti giuristi e statisti, quale il Tanucci, il Filangieri, il Cattaneo, gli artisti maggiori, i pittori e gli architetti, quale il Fuga, Vanvitelli. Tutte gente preparatissime di cui opere esistono ancora oggi. Il nostro regno era il più bel regno del mondo. L'hanno detto tutti gli scritti. Io ho trovato un altro scritto del 1566 in cui un grande artista olandese ebbe a scrivere: Ec est nobilis et florens illa Neapolis. Questa è la nobile e bella Napoli. E disse un'altra ancora dama di salotto dell'Ottocento: lascio Napoli, sapendo di lasciare la città più bella del firmamento.